pace in un modo diverso, parlando della pace che certe volte è impossibile tra un uomo e una donna. Ho immaginato questo rapporto di coppia dove la pace diventava un po' la fine della storia, ecco. E c'è questo desiderio di felicità, di rilassamento, di quello che più vicino c'è al mondo di pace, però irraggiungibile, perché in realtà diventa una bugia questa pace. E quindi ho interpretato, diciamo, la pace anziché nel collettivo, nel personale, nella famiglia, ma soprattutto appunto nella dimensione di coppia e dell'amore. Il mio racconto all'interno di Agendo è... ovviamente parla della pace, come del resto è il tema dell'agenda di quest'anno, e ho voluto dare un'interpretazione alla pace più che altro partendo da mio figlio, dalla domanda che un domani potrebbe pormi mio figlio: che cos'è la pace? E di lì ho immaginato un po' quale risposta dargli. Per una mamma è sempre molto complicato affrontare determinati argomenti, determinate domande esistenziali da parte del proprio figlio, e così niente, mi sono divertita ad immaginare questa circostanza e poi l'ho sviluppata all'interno del mio racconto. Per Agendo quest'anno, con un tema così importante come quello della pace, non potevamo che contribuire con un'esperienza diretta che abbiamo vissuto nel corso dell'anno 2022, una missione umanitaria vissuta in condivisione e in empatia totale fra il Consorzio di Cooperative Sociali GESCO e Mediterranea Saving Humans, una missione che è andata verso il confine polacco con l'Ucraina nel tentativo, fortunatamente riuscito, di poter offrire un passaggio sicuro e la possibilità di raggiungere, di andare il più lontano possibile dai luoghi di guerra a tutte quelle persone che scappavano dei luoghi del conflitto più drammatico in Ucraina. Si parla troppo poco di pace e si parla troppo poco di chi la guerra la subisce sulla propria pelle, cioè le persone che scappano dall'Ucraina in fiamme. Quindi permettetemi innanzitutto di ringraziare il Consorzio GESCO per aver voluto dedicare questo numero di Agenda 2023 al tema della pace. Abbiamo provato a raccontare quella che è stata durante quest'anno l'esperienza a cui abbiamo preso parte con le prime carovane Safe Passage e poi con l'esperienza insieme a Mediterranea Saving Humans, che continua con i progetti di assistenza alla popolazione, di sostegno medico-sanitario, con le missioni umanitarie che periodicamente partono dall'Italia, guardando quella che è la realtà della guerra con i propri occhi, nella sofferenza, nei volti delle persone. Si capisce quanto la pace sia un'urgenza, fuori da ogni tifoseria che molto spesso sentiamo urlare e rumoreggiare in Italia. Penso che al centro dovrebbero esserci sempre i sentimenti delle persone, i destini e le vite delle persone. Abbiamo provato a raccontare questo.